Buongiorno ragazzi, io sono ambizioso. Questo è un canale dove non ci sono abbonamenti, non ci sono donazioni, è tutto gratis. Siccome non costa nulla, a chi facesse piacere, basta un clic, iscriversi al canale e attivare la campanellina. È tutto gratis. Io sono giunto a una conclusione. Dopo l'arrivo di Quadrado e dopo la morale. Ragazzi, vi dico la sincera verità, la morale etica che ci hanno fatto e poi ci hanno presentato uno dei giocatori più scorretti della storia del calcio, a me non me la raccontano giusta. Il giornale Amico, stamattina, quello che fa i commiati al cinese ormai da 2 anni, perché il giornale Amico? Perché il cinese è amico di Monociglio, di Agnelli, Agnelli è amico di Cairo e... Di chi è la Gazzetta? Quindi quello è un giornale che fa i commiati a Zhang. Lukaku vuole tornare, ma Zhang ha detto no, perché per etica, per un discorso morale, te non puoi tornare all'Inter. Ma a Cuadrado, chissà perché, a Cuadrado ha detto sì. Siamo alle comiche, te lo dico io com'è andata. Ti dico il mio pensiero su Lukaku. Loro lo rivolevano in prestito, tipo lo scureggione, il petomane ti diceva Lukaku prestito bis già fatto. Perché si vede che lui aveva sentito parlare di prestito, anche se non ne becca una. L'Inter lo rivoleva in prestito, te lo dico io com'è andata su Lukaku. Lo rivoleva in prestito, ha cercato di forzare sulla volontà del calciatore. Il calciatore al Chelsea non ci voleva rimanere perché sapeva di essere fuori dai piani di Pochettino. Cos'è successo poi? Si doveva trovare una squadra. Ha fatto un errore grave Lukaku, ha parlato con la Juve. Appena l'Inter ha capito che il prestito non glielo davano, che magari aveva stanziato una ventina di milioni per il giocatore, appena ha capito che c'era da tirare fuori l'argent, l'Inter ha tirato fuori la scusa della Juve e non ha visto l'ora di ritirarsi dall'operazione. Te lo dico io che è andata così, me lo sento, ma te lo dico dopo che ho visto le supercazzole degli abbonamenti e per come ci hanno preso per il culo sulla etica e sulla moralità, sul discorso morale, poi ti portano Quadrado. Quindi io sono convinto di questo. Guarda caso, Lukaku chiede scusa, vuole tornare all'Inter, ma il cinese deve passare da superuomo, dal giornale Amico no. Lukaku no, però Cuadrado sì, eh? Chissà perché Cuadrado sì e Lukaku no, perché di là c'è da pagare, quell'altro l'hai preso gratis nella pattumiera della Juve. È questa la verità, ragazzi. Tanto basta aspettare, ma poi c'è, durano fatica a prendere un portiere da 6 milioni. Ormai noi siamo come Pio e Amedeo, che è la copertina di questo video, i migratis che vanno al giro a scroccare. Noi siamo diventati come Pio e Amedeo e andiamo all'estero, no? Programma tra l'altro divertentissimo. Infatti metterò la copertina di Pio e Amedeo. Vogliono 6, gli offri 3. 28. Noi siamo... Ma... Non riescono a prendere un portiere da 6 milioni, ma dici non è che devo prendere il secondo portiere, devi prendere il primo portiere. Secondo te vanno a spendere 40 milioni su Lukaku? Te lo dico io, è andata così, ci hanno preso per il culo. Anche perché basta aspettare e vedere se li spendono. Non ti dico 40, 35 su un altro attaccante. Vediamo se li spendono. E Lukaku, stamani super Zhang. Zhang ha detto no a Lukaku. Però bisognerebbe dirgli alla Gazzetta, ci spieghi perché ha detto sì a Cuadrado allora? È una barzelletta. È una barzelletta. Ci prendono, ragazzi, ci stanno prendendo per il culo, io ve lo dico. Ma anche in maniera importante. Ma poi loro ora dopo Cuadrado hanno piazzato Cuadrado lì, sì, un po' di bordello, ma poca roba. Loro hanno la strada spianata. Questo ormai fino a quando non se ne va quello lì, farà cosa vuole, te lo dico io. Ovviamente non gli faranno distruggere la squadra, ma per Lukaku è andata così. Appena hanno visto che c'era tirà fuori i soldi, anche perché ne abbiamo parlato ieri sera in live con Ale, devono fare 6 giocatori con 50 milioni. Tra l'altro i soldi di Onana
sono pagabili 4 anni, non ce l'hai nemmeno tutti subito. Poi rimane sempre lo stesso problema: a vendere Lautaro Martinez, a vendere Brozovic a 18 milioni in Arabia, a vendere Onana a 50 milioni, e so buono anch'io. So buono anch'io. Vai a vendere il ballerino Correa, vai a vendere Gosens a 20 milioni. Quindi questo devi fare, a vendere questi giocatori, e so buono anch'io, a vendere Bastoni, e so buono anch'io. Ti voglio dire un'ultima cosa, poi magari se ho tempo ci sentiamo più tardi. Sensi, l'ho detto 20 giorni fa, Sensi in una squadra che non fa Vietnam a centrocampo, che non è l'Inter, perché l'Inter fraseggia, gioca a calcio, cerca la verticalizzazione. Sensi, in queste condizioni economiche vergognose, dove non riesci a prendere un portiere a 6 milioni, gli hai offerto 3,8, nemmeno 4. Stiamo aspettando la risposta. Pio e Amedeo sono andati in Germania per cercare di convincere Rummenigge. Tra l'altro, Rummenigge gli ha detto, cioè, gli hanno detto quelli dei Bayern a Rummenigge, no? Lo sa che è amico con noi, ma ce li togli dai coglioni questi barboni, per favore. Detto in senso figurato, ovviamente. Sensi, in una squadra, in un centrocampo che fa sudare la palla, ci può stare tranquillamente in questa Serie A, anche se non le gioca tutte. Lui la migliore stagione della sua carriera l'ha fatta nel centrocampo di De Zerbi, un centrocampo che faceva sudare la palla. Lui dove ha avuto problemi, anche se era fortissimo lo stesso, nel centrocampo di Conte non teneva gli allenamenti, non teneva quei ritmi. Dall'altro poi Sensi era anche molto bravo nei contrasti, pur essendo piccolino. Era uno che vinceva anche tanti contrasti, se vi ricordate. Nel centrocampo di Inzaghi, con questa vergogna economica, con questa carestia di giocatori, io lo terrei e lo doserei. Lo doserei. Perché in una squadra, ripeto, che gioca a calcio, che fa sudare la palla, lui in Italia ci può stare. E io lo terrei all'Inter, Sensi. Perché dopo Çalhanoğlu è l'unico con i piedi buoni. C'è Aslani, spero che anche Aslani abbia più spazio, ma Sensi secondo me è un giocatore che va tenuto, va dosato, va preservato come un panda, ma io lo terrei. Ciao Inter.